colpa mia prima che mi sono magari dilungato troppo. Volevo, poi ne parliamo perché ho visto l'ordine del giorno. Salto altre cose che volevo dire e voglio arrivare a un punto fondamentale. Noi abbiamo iniziato con i meetup, famosissimi meetup. Poi qualcuno ha iniziato con le liste civiche. Molti si sono aggregati poi sulle liste civiche e quindi dai comuni. Poi è nato il Movimento 5 Stelle e abbiamo iniziato con le regionali, l'esperimento delle prime 5 regioni d'Italia. E poi così di nuovo i comuni, così altre regioni e poi il Parlamento. Chiaramente tutto questo è avvenuto molto quando il meetup, il movimento, le liste civiche non erano davvero famose, quando le percentuali erano 1%, 2%, quando si arrivava a prendere un consigliere comunale era una festa e dovrà essere ancora una festa se si prende un consigliere comunale che può fare tantissimo all'interno del comune, però non è il movimento, questo progetto riferito solamente alle elezioni. Lo ridico un'altra volta, che le elezioni sono una via in una strada che è molto molto più grande di quello che è. Quindi anche tutte le persone nuove presenti qui, che magari in tutta Italia stiamo incontrando e che incontriamo, che nessuno pensi che questo movimento significhi elezioni. È come quando oggi ci dicono perché non votate la fiducia al PD, perché nessuno pensi che questo movimento sia solamente, se sia un votare la fiducia a chi ha creato questi problemi. Questo movimento è un progetto che va molto molto oltre. Bisogna avere la forza, la pazienza, il coraggio di costruirlo, la pazienza e il coraggio di cambiare un po' se stessi nel bene collettivo, perché se non si fa questo non arriviamo da nessuna parte. E allora, adesso che anche noi, lo dico, stiamo lavorando tantissimo in Parlamento, ma proprio tanto, nel senso bello del termine lavoro, che c'è quando c'è la valore aggiunto della società, le prossime amministrazioni del Consiglio di Nato e quelle ancora tanti diventano fondamentali perché certamente questa vita totalmente dal basso ed è arrivata in Parlamento, secondo me è una rete che è molto molto forte, consapevole e forte. Non ci possiamo in tutte le tali in nessun modo permettere uno di data di qualcosa da essere dal basso, ma che non è più. Comunità vera, progetti, contenuti,